Ciao da Alex Onofri, questo è un video che mi è stato richiesto su come capire i maschi, su come capire perché non chiamano, perché non rispondono, perché spariscono, perché non vi seguono, perché non sono costanti, perché non mantengono il rapporto con voi, eccetera. Ok? Allora, intanto saluto Ilaria di Milano che mi ha fatto questa domanda e la ringrazio per la domanda. E vi rispondo facendo un piccolo riassunto di tante altre cose che ho detto in altri video, però magari qua sarò un pochino più diretto. Se ti interessa accedere a tutti i miei contenuti quotidiani, aggiungimi a Facebook. Trovi il link nella descrizione del video. Qui sotto troverai pure dei link da cliccare per andare alla pagina con la lista di tutti i miei contenuti gratuiti. Allora, voi donne avete un piccolo problema, e qui generalizzo perché è una cosa che avete almeno all'80-90%. Avete questa grande fissazione per cui l'uomo debba sedurvi, l'uomo debba conquistarvi, debba farvi la serenata, debba essere lui a chiamare, debba essere lui a scrivere, debba essere lui a farvi regali, a servirvi, riverirvi, eccetera, eccetera. Quando voi pensate e dite questo, l'uomo inizia a chiedersi: ma perché devo essere io a sedurre? Perché sono l'uomo? Ma perché deve essere l'uomo a sedurre? Per cavalleria? Ma che c'entra? E quindi io che dovrei fare? Dovrei prendere l'elenco telefonico e sedurre tutte le donne solo perché io sono uomo e perché queste sono donne? Che significa essere cavalieri? Che l'uomo deve fare l'uomo? L'uomo deve fare l'uomo? Che significa? Perché io dovrei sedurre una donna? Questo dovete farvi frullare nel cervello, nel senso: perché un uomo dovrebbe sedurvi? Perché un uomo dovrebbe chiamarvi lui? Perché dovrebbe scrivervi? E perché dovrebbe farvi dei regali, dei regalini, invitarvi fuori, essere lui la persona proattiva? Perché si fa così? Cioè, perché si fa così? Ma che siamo nell'antico Egitto, 6.000 anni fa? Cioè, che roba è? Allora, ricordate questo: se voi volete che l'uomo inizi a fare tutte queste cose, dovete prima sedurlo voi, dovete conquistarlo. E che significa? Dovete dare un motivo per far fare all'uomo queste cose. Ricordate questa grande legge dell'universo: nessuno fa niente per niente. Ok, quindi che significa? Significa che se non volete che l'uomo vi stia dietro soltanto per il sesso, grande problema tra uomo, donna, eccetera, allora fate qualcosa per intrigarlo, per farvi cercare. Perché dovrebbe cercarvi? Solo perché siete donne? Anche le altre donne sono donne. Quindi trasmettete la vostra personalità, fatelo ridere, fatelo divertire, ditegli una vostra qualità, invitatelo al cinema da qualche parte, oppure fate in modo che lui sia lui stimolato a invitare voi. Però dovete creare voi lo stimolo. Sapete perché? Perché se non lo create voi lo stimolo, lo creeranno altre donne. E poi non vi lamentate che, ah, oddio, le altre donne, fugge sempre con le altre donne, e non è stabile, e non vuole una cosa mono ma pluri, e tutte queste cose qui. Sì, è vero che lui magari può dover fare dei passi, lui è l'uomo, lui deve essere più proattivo di voi, però è anche vero che sarà proattivo e farà l'uomo con una persona che gli interessa. Quindi se voi non avete creato interesse, non avete mostrato il perché dovrebbe essere interessato a voi, non farà una beata cazzo di minchia per voi, detto in modo proprio un pochino più alla francese. Capito qual è il fatto? Voi dovete sviluppare la base affinché l'uomo vi cerchi. E poi, quando sta con voi, perché dovrebbe richiamarvi? Perché non dovreste richiamare voi? Solo perché è un uomo e voi una donna? Cioè, oggigiorno non c'è più, c'è la parità ormai, non l'avete voluta voi, quindi insomma, c'è la parità. Un uomo non è più come una volta, che sta sempre lì a rompere le palle per 30 anni. Soprattutto se non cerca moglie, cioè sapete che oggigiorno la moglie non la cerca nessuno, però magari avviene nel tempo questa, diciamo così, unione fino al matrimonio o alla convivenza o chi per loro. Quindi è vero che l'uomo deve fare i passi e tutte queste cose qua, però è anche vero che voi dovete dargli un motivo per farli. E sapete qual è il grande segreto universale della grande seduzione dell'universo? Che se voi non date un motivo legato alla vostra personalità, alle vostre qualità, alle vostre
abilità di essere umano e non di femmina donna. Per farvi cercare, l'uomo vi cercherà solo per il sesso, solo perché avete un bel culo, oppure ce l'avete brutto, però magari lo mettete nudo e l'uomo sta lì arrapato come con la lingua di fuori. Vi cercherà solo per la famosissima trombatina e via, o soltanto per far vedere che lui ha le donne, eccetera. Ma perché non dovrebbe farlo? Anche in Facebook, anche in YouTube, queste cose qua, vedo che voi fate vedere sempre le tette, le labbra, tutti questi bacioni, tutte queste cose, tutti i trucchi, le chiome, mettete sempre l'unica foto decente che avete nel vostro repertorio a volte, eccetera eccetera. Lo so che sono provocatore, ma perché voglio stimolarvi. E se voi mostrate solo estetica e sessualità, perché l'uomo non dovrebbe essere attratto da questo? In fondo è quello che voi offrite. Se io al mercato offro le banane e la gente mi chiede le banane, non mi posso incazzare. Dici: cazzo, ma perché mi chiedete solo le banane? Dici: ma lei vende solo banane. Ma che cazzo, io vendo anche i carciofi. E perché non mi chiedete i carciofi? Ma perché voi non li esponete, questi carciofi? Se voi volete essere apprezzate per le vostre qualità, mostrate delle foto delle cose che fate. Mostrate delle foto della vostra vita reale. Mostrate, scrivete qualcosa che pensate. Smettete, cazzo, di condividere sempre gli stati degli altri, o gli stati di Osho, gli stati di Martin Luther King, che poi non avete un cazzo di Martin Luther King. Voi morireste o fareste cose per i vostri ideali. Madre Teresa di Calcutta ha detto: se tu dai un pezzo di cuore agli altri, la tua mente sarà piena di cuori. Tutte queste cose qui, ma voi non le fareste, non le pubblicate. Cioè, voglio dire, scrivete qualcosa di vostro, scrivete roba intelligente. E non fate sempre queste cose: ah, le amicizie, mi chiedono l'amicizia e poi ci provano, che maschi sfigati. Cazzo, questo lo fanno con tutte le donne, non vi rende esclusive. Dovete rendervi esclusive, lo dico quasi in tutti i video. Allora imparate ad essere cazzute, imparate ad essere divertenti, imparate a proporre cose di valore, imparate a far ridere, a stimolare le emozioni delle persone, imparate a capirle, imparate a leggere il linguaggio del corpo per capire cosa interessa l'altra persona, imparate ad essere di supporto, a dare un consiglio di valore, imparate ad essere un po' cazzute. Una volta fate un regalo ad un maschio, ditegli: ti invito fuori, ti pago la cena io. Poi magari questa persona si intriga e ve ne paga 50. Non dico che dovete fare i maschiacci, però cazzo, rompete gli schemi. Poi, se questo maschio non vi scrive, se questo maschio non vi segue, se questo maschio non fa altrettanto, non collabora, non vi cerca, e mandatelo a fanculo e cercate altri maschi. Ma che cazzo? Cioè, ma ci vuol tanto a capirlo? Io lo dico per voi, perché mi sembra che vi state affogando in una goccia d'acqua, ok? Adesso non dico alla persona che mi ha fatto questo consiglio di video, però dico in generale a tutte le donne, le femmine, le signore, le ragazze, le signorine, eccetera. Riguardate questo video più volte, perché ha dei concetti che voi non riuscite cazzo a capire, non riuscite a capire, ok? E tutto questo miglioramento che potreste fare grazie a questo e ad altri video, che sono i video del mio canale o anche di altre persone, vi migliorerà anche come persone, proprio intrinsecamente, ok? Quindi ricordate che nessuno fa niente per niente. Se volete essere sedotte, se volete che la persona vi cerchi, che risponda, che sia stabile, duratura, dovete dare un motivo reale per farlo. E ricordate di rompere gli schemi, e ricordate anche questa cosa importante: che se volete che il maschio non vada ad altre donne, dovete essere delle donne con qualcosa di unico. E se volete il massimo, dovete far innamorare l'uomo. Come far innamorare l'uomo? Questo ve lo dirò negli altri video. Ciao a Ilaria da Milano e ciao a tutte le altre persone che spero utilizzeranno in modo utile questo video. Prima di proseguire, vorrei comunicarti che mi sarebbe utile il tuo aiuto per offrirti contenuti migliori. In questo modo avrai un guadagno anche tu, l'unione fa la forza. Quindi, se il video ti piace, puoi comunicarmelo cliccando su mi piace e commentare qui sotto con domande, consigli o altro a tuo piacere. Puoi condividere il video per farlo arrivare a chi ne ha bisogno e iscriverti al mio canale. Grazie della visione e ci troviamo nei prossimi video o di persona se ti va di iscrivermi.